che mi ha rassicurato, anzi era preoccupato di non essere presente qua, insomma, per spiegarmi la cosa, e mi ha detto che aveva già finito l'operazione di distillazione ed è stato un urto dovuto al pallone che conteneva queste tre gocce di sostanza in soluzione eterea, l'ha appoggiato troppo violentemente sul piano perché è pericolosa per gli urti, quindi lui l'ha appoggiato e ha urtato contro il piano della cappa. Questo ha causato una microesplosione che però ha determinato la rottura dell'apparecchiatura. Quell'apparecchiatura che vedete è un'analoga, perché è quella che è stata invece distrutta. I danni sono venuti perché aveva in mano questo palloncino contenente la sostanza distillata.